ben ritrovati ad una nuova puntata di Insieme Oltre il 2000. Quest'oggi parliamo dei valori della solidarietà, dell'altruismo, dell'aiuto al prossimo, che sono i valori che guidano anche l'attività del Centro Missionario Diocesano, e ne parliamo in collaborazione, in compagnia con due ospiti che sono qui venuti a trovarci. Abbiamo il piacere di avere con noi nuovamente il direttore del Centro Missionario Diocesano, Don Luis Canal. Ben trovato, Don Luis. Grazie, siamo qui. Accompagnato dal vice direttore Don Ezio Del Favero. Ben trovato, Don Ezio. Tante cose da raccontare, perché insomma un po' di tempo, vero Don Luis, che non ci ritrovavamo appunto per parlare delle attività del centro missionario, perché anche il centro, come tutti quanti noi, siamo stati in qualche modo bloccati appunto dalla pandemia da coronavirus. Allora, riavvolgiamo un pochino i fili che avevamo lasciato, Don Luis, per raccontare come ha vissuto anche il centro missionario questa esperienza della pandemia. Dovevamo venire nella Quaresima per proporre la nostra programmazione quaresimale, come tutti gli anni, improntata al pane per amor di Dio, ai progetti di solidarietà con i nostri missionari. Siamo rimasti bloccati. Non ci ha impedito di corrispondere ai progetti che avevamo proposto, perché grazie a Dio ci sono delle offerte, ci sono delle riserve che ci hanno permesso di inviare lo stesso. E Don Ezio probabilmente ricorda quali sono i progetti. E dopo arriveremo anche su questo. Eccoci. E quello però che ci ha rattristato un po' è stato dover fermarci con la formazione dei giovani. Era un gruppo di una trentina di giovani che si preparavano anche per l'esperienza missionaria estiva, e in febbraio abbiamo dovuto sospendere. Allora qualche cosa abbiamo mantenuto con questi giovani, il contatto attraverso i mezzi che la tecnologia ci offre oggi, grazie a Dio, il WhatsApp, l'internet e altro invece l'abbiamo rimandato alla prossima apertura, speriamo che non sia troppo lontana. Comunque anche per l'estate c'è già una programmazione fatta insieme alla pastorale giovanile. Facciamo tre giornate in montagna, tre giornate di camminata in montagna con delle soste, con delle testimonianze, con delle riflessioni. E una sarà in Val di Visdende, l'altra sarà nel Lago Ordino e la terza sarà una camminata notturna verso San Vittore. Ecco, sono strumenti che tengono in vita e in piedi e in cammino anche i nostri giovani. E lo spirito missionario appunto che certo viene portato avanti. Infatti a questo cammino, queste proposte diciamo di tre giornate, ci saranno proprio dei missionari che daranno le loro testimonianze dunque. Sì, qualche missionario può esserci, ma di noi che siamo rientrati, perché dai paesi africani e sudamericani non può venire nessuno, no? Non, ancora tutto non bloccato. Non possono viaggiare. Anche Don Bruno dalla Thailandia dice: io sono bloccato perché mi lasciano venire, però il rientro diventa molto complicato perché ti obbligano a una quarantena fatta nei loro alberghi a spese nostre. Dice: io non mi arrischio, ecco, a fare un viaggio così. La pandemia ha proprio stravolto, diciamo, tutta quanta la realtà, e purtroppo dobbiamo speriamo far comunque fronte. Che lasci delle lezioni, perché anche i nostri stili di vita non tornino a ripetere quello che facevamo di prima di sbagliato, ecco, non rispettando le norme della natura, non rispettando le relazioni con la nostra famiglia, con il lavoro, con il tempo. Ecco, dobbiamo cambiare anche noi stile di vita, e questa è una lezione che il coronavirus deve certamente lasciarci. Senta, Don Luis, lei parlava prima dei missionari che appunto sono qui e che daranno il loro contributo per l'attività proposta dalla diocesi rivolta ai giovani. Ci può fare una fotografia della realtà dei missionari che comunque noi in provincia abbiamo? Allora, missionari nativi della nostra diocesi attualmente in campo di missione oltreoceano, diciamo, ne abbiamo ancora 33. 28 sono quelli che sono stati in missione, che sono rientrati,
o per anzianità, o per salute, o per un servizio anche alle chiese locali. Quindi ne abbiamo circa 65 missionari, diciamo, nell'universo di attenzione del centro missionario. Di questi 33 che sono in missione, 20 sono oltre i 75 anni. Una decina sono oltre i 60, dai 60 ai 75, ne restano 4-5 che sono sotto i 60 anni. Quindi sarebbe anche bello riuscire ad avere un ricambio, no? Trovare persone che comunque anche temporaneamente, se non comunque in modo continuativo, però possano dedicare il proprio tempo, le proprie forze all'aiuto. Però la testimonianza più preziosa che riceveranno i giovani in queste tre giornate sono fatte dagli stessi giovani che sono stati per qualche periodo in terre di missione negli anni scorsi. Qualcuno ha fatto 3 settimane, qualcuno ha fatto anche un anno, qualcuno ha fatto 3 mesi, e sono loro che possono ingettare nei loro colleghi giovani questo entusiasmo e questo ideale, che non necessariamente vuol dire che devono essere tutti missionari, ma che dà uno stile di vita, di attenzione, di solidarietà, di sobrietà, anche a coloro che restano qui e portano avanti una vita normale, di famiglia, di lavoro, così. E questa è un'attività che il centro missionario fa, quindi rivolta ai ragazzi, li prepara per poi vivere un'esperienza. Certo, li prepariamo normalmente attraverso 5-6 sabati pomeriggi, ecco, da novembre fino ad aprile, e quest'anno giustamente è stato sospeso, e quindi non potranno neanche viaggiare nessuno di loro quest'estate, perché per la situazione che stiamo vivendo. Senta, Don Ezio, parliamo adesso della nuova pubblicazione che è recentissima, appena uscita appunto dalle notizie dal centro missionario Belluno Feltre. Che cosa emerge di particolare in questo numero? Questo numero l'abbiamo dedicato alle testimonianze soprattutto dei missionari che hanno già una certa età, perché ci siamo detti, sai, alla sera della vita tu hai un bagaglio di esperienze, di vissuto, di testimonianza, di insegnamenti che non deve andare perso. Sicuramente la testimonianza dei missionari non va persa, è stato un seminare di sicuro dei valori cristiani, umani, molto importante. Però abbiamo voluto anche raccogliere, mettere, come si dice, nero su bianco, alcune testimonianze di missionari che hanno oltrepassato i 75 anni di età, e alcuni sono sul campo, altri sono rientrati, ma continuano con molto entusiasmo. È una delle cose che a me personalmente colpisce di più, a portare avanti la loro opera missionaria, per quello che possono fare. Ecco, qual è lo spirito che caratterizza comunque un missionario quando rientra, quando torna, diciamo, nella terra natale? Posso parlarne personalmente. Io ho avuto la fortuna di tornare giovane, avevo 30 anni, 37 anni. Ecco, sicuramente tu torni con un bagaglio di esperienze, di aperture, che è molto importante, ma l'ho trovato importante anche per la gente, la nostra gente. Io per fortuna, rientrando ancora giovane, non ho fatto molta fatica a reinserirmi anche nella vita pastorale, nella comunicazione con la gente, con i mezzi di comunicazione. E sicuramente l'utilità che uno rientrato sente di più è che fa un po' da ponte, da tramite tra questa nostra realtà, che ha i suoi valori, ma anche dei valori dimenticati, e le realtà del terzo mondo, per esempio sulla figura dell'anziano, che hanno anche qualcosa da insegnare alla nostra società cosiddetta più civile, per certi aspetti forse no. Diciamo che venendo così, Don Ezio, a guardare, no, da vicino anche la pubblicazione di giugno 2020, una nota curiosa che salta all'occhio, quella che ha curata proprio lei, diciamo, sulle citazioni e proverbi dal mondo. Come mai avete inserito, diciamo, anche questa parte?
direi proprio per il discorso appena fatto che anche i popoli che noi consideriamo poveri hanno ancora delle ricchezze culturali che fanno bene a noi. Per esempio, in un proverbio africano si dice: vede più lontano un vecchio seduto che un bambino in piedi. Allora, cosa si intende per quel vedere? E allora io, quando ne parlo anche con i bambini nelle scuole, dico, è un po' come il dialettale a tu vist, non vuol dire solo vedere con gli occhi, ma capire, comprendere, ti sei reso conto. Ecco, un vecchio vede più lontano. Per esempio in Egitto dicono l'esempio degli antenati è come una bisaccia per il giovane viandante, perché l'esperienza di un vecchio è molto importante. Noi i vecchi in qualche modo li sopportiamo, cioè li accompagniamo, ecco, li compattiamo spesso. In alcune altre culture il vecchio è il capo che non vuol dire solo nel senso di comando, ma del senso di biblioteca, una biblioteca che brucia, dicono in un altro proverbio africano, quando un vecchio muore. È un bagaglio di esperienze che è molto importante. C'è un proverbio tuareg che dice, per esempio, mettiti in cammino anche se l'ora non ti piace. Quando arriverai, l'ora ti sarà comunque gradita. È questo stile del vecchio che continua a camminare. Un altro proverbio dice: pur lentamente cammina, lentamente e comunque di strada ne farai per arrivare a una vita migliore. E il vecchio è quello che ci testimonia, la sua speranza, la sua serenità, il suo camminare, anche se fa fatica a camminare, verso la luce. Ecco, delle pillole appunto di saggezza, degli insegnamenti importanti che giungeranno anche i giovani che avranno modo di approfondire, diciamo, la lettura anche di questo opuscolo, di questo giornale, ma che appunto avranno modo di frequentare le attività, come si diceva, del centro missionario. Don Luis, l'attività portata avanti comunque non si è mai fermata durante la pandemia. Se vogliamo, anche il contatto, grazie ai mezzi della tecnologia, con i missionari che erano all'estero. Alcune testimonianze che può condividere con i nostri telespettatori di alcune realtà che sappiamo essere particolarmente critiche, come per esempio in Brasile? Intanto commento brevemente questa immagine, perché giustamente è uno dei missionari con i quali siamo continuamente in contatto. Sì. Questo si chiama padre Vittore Facchin, classe 1926, quindi 94 anni. Lo vediamo nella copertina appunto del numero di notizie. La sua Volkswagen più vecchia di lui, ma che funziona ancora. E lui mi diceva giustamente in queste testimonianze: vecchio non sono io che continuo ad andare all'oratorio con i miei bambini. Vecchio è colui che incrocia le braccia e non fa più niente. Allora lui a 94 anni è un missionario ancora giovane. Le altre testimonianze si riferiscono particolarmente a due situazioni. La prima situazione nel Corno d'Africa, relativa, perché abbiamo sempre interrogati sulla questione della pandemia. Nel Corno d'Africa noi abbiamo due missionari in Etiopia, ne abbiamo uno una missionaria in Sudan e un missionario, padre il vescovo Virgilio Pante, in Kenya. Poi in Tanzania c'è anche il suor Giulia Saviane. Nel Corno d'Africa il problema della pandemia è quasi coperto, diciamo così, da altre situazioni tremende, che sono per esempio le alluvioni che hanno avuto in questo periodo e che hanno costato circa 300 morti e 500.000 sfollati, i quali naturalmente devono andare in qualche rifugio e non hanno la possibilità di osservare le distanze, tutte le regole, quindi si muore anche se non è con l'etichetta della pandemia, però si muore per queste situazioni. Quindi hanno avuto questa
questa situazione di alluvione. La seconda gravissima è un'invasione di cavallette, ma sono miliardi di cavallette che hanno invaso tutta la parte del Corno d'Africa e che hanno distrutto i loro campi, le loro culture, quindi fame. Si muore per fame sotto lo schema della pandemia, però, ecco, sono le tre cose che hanno creato grossi problemi in Africa in questo momento. Nel Brasile? Nel Brasile la tragedia è che hanno dei governanti irresponsabili. Ci dispiace dirlo perché il presidente si chiama Bolsonaro e è un ex italiano, però è un irresponsabile perché lui fa apposta per organizzare le cose contro le attenzioni richieste, quindi lui fa feste, lui butta via le mascherine, proprio come per dire noi siamo superiori a queste cose. Hanno già più di 50.000 morti, hanno più di 1 milione di contagiati e soprattutto il problema più grosso è che l'Amazzonia, con gli indigeni che non hanno tutte quante le difese che possiamo avere noi, in un attimo diventa un genocidio l'Amazzonia. E ora, i missionari cosa hanno raccontato proprio appunto? Anche qualche piccolo aneddoto. I missionari sono praticamente coloro che cercano di venire incontro alle popolazioni che sono totalmente disassistite, che non hanno più la possibilità di alimentarsi, quindi i missionari cercano perlomeno di offrire degli alimenti. Le strutture sanitarie che ci sono in Amazzonia non ci sono, quindi quando uno è contagiato non è che va subito all'ospedale e lo mettono in terapia intensiva, non ci sono assolutamente questi servizi, e allora i missionari con i loro piccoli servizi sanitari che hanno fanno quello che possono. Però cercano, capiamo insomma quanto drammatica sia davvero questa situazione. Però devono anche fare una controinformazione rispetto a quella ufficiale del governo, perché il governo dice che non esiste, che queste qua sono propagande degli altri, no? E loro devono dire: guardate che il pericolo c'è, dobbiamo difenderci in questo modo, in quest'altro modo, eccetera. Quindi è una controinformazione necessaria per salvare la vita di qualcuno, ma su in Amazzonia c'è veramente un genocidio, perché sono migliaia i poveri indigeni che sono morti, anche se le statistiche ufficiali non dicono che è del coronavirus, perché non c'è nessuno che controlla queste cose qua. E si capisce davvero quanto difficile sia da affrontare anche una situazione di questo tipo. Non abbiamo il tempo di parlare dei vari progetti che vengono portati avanti dal centro, che sono continuativi, sì. Ma insomma sappiamo che le attività sono veramente numerose. Invitiamo anche ad andare a vedere magari il sito per esempio del centro missionario, il sito della diocesi, dove si possono avere informazioni. Insomma c'è modo di sostenere l'attività dei nostri missionari e soprattutto l'attività di educazione alla solidarietà che viene portata avanti dal centro missionario Belluno Feltre. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi, ci ritroveremo comunque per raccontare le prossime iniziative. Grazie, salutiamo tutti i telespettatori. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.